Ciao ragazzi, è appena finita Chievo-Inter. Scusate, è appena finita Chievo-Inter. Cosa vi avevo detto un paio d'ore fa? Che questa partita non sarebbe stata facile per l'Inter, perché il Chievo in ripresa non perde ora da 6 partite il Chievo, da 5-6 partite il Chievo non perde. Non solo, per lunghi tratti della partita il Chievo ha giocato meglio, e se avesse avuto un attacco appena decente, non basato sul quarantenne Pellissier, per l'Inter sarebbero stati cavoli amari, chiamiamoli così. E niente, ha segnato Perisic, c'è stato un calcio al palo, ma non è servito a nulla. Icardi, buono in fase di assist, ma meno pungente di altre volte sotto porta. Brozovic un po' sottotono. João Mario ha fatto un sacco di errori. Handanovic ha fatto un paio di interventi, raga, da quel grandissimo portiere che è. Molto bene De Vrij e Skriniar, ad oggi la vera sicurezza dell'Inter. E niente, l'Inter è una squadra in convalescenza. Udinese e Chievo sulla carta erano due squadre contro cui l'Inter avrebbe dovuto concludere con 2-3-0 facile. Quei 5-6 gol in due partite li avrebbe dovuti fare l'Inter. Niente, l'Inter continua a essere una squadra convalescente. Chiaramente non ho visto gli ultimi 10 minuti perché ero impegnato con un cliente, non ho visto. Però quello che ho visto, l'Inter vinceva ancora 1-0, mi è bastato per rendermi conto che l'Inter di Spalletti non ha ancora superato lo shock Tottenham / PSV. Niente, fra 3 giorni c'è Inter-Napoli. Raga, questa è una partita che dirà molto su queste due formazioni. Dirà molto per l'una e per l'altra. Diciamo che è di capitale importanza per indirizzare al meglio la stagione. Perché se l'Inter non dovesse perdere ulteriore terreno rispetto al Napoli, non dico che dovrebbe guardarsi dietro per il quarto posto, però insomma se la dovrebbe un po' sudare. Ripeto, il Milan non lo conto, perché con la china che ha preso non penso vada oltre il solito sesto posto. La Lazio sembra in ripresa, lui era sembrata già a Bergamo per la verità, oggi ha battuto il Cagliari 3-1 anche se non ho visto la partita. La Roma fino a fine girone d'andata resta ingiudicabile, attendo di vedere la Roma al completo. E niente, l'Inter, se l'Inter dovesse vincere andrebbe a insidiare il ruolo di seconda forza del campionato al Napoli. Certo, molto dipenderà anche dalla partita di stasera, Juve-Roma. Sì, la Roma è rimaneggiatissima, la Juve è strafavorita, ma è sempre Juve-Roma. Chi vive l'ambiente giallorosso sa che questa è una partita dove dare il 300%, quindi non è... Il pronostico è chiaramente dalla parte della Juventus, però la Roma è sempre avversario pericoloso. Niente, tornando all'Inter, abbiamo visto un Nainggolan impalpabile, è vero, è reduce dall'infortunio, difatti a centrocampo è entrato Vesino, l'Inter ha fatto leggermente meglio. Niente, poi oggi un po' sottotono Politano. E anche Perisic, cioè sì, ha fatto il gol, ma non ha fatto molto altro, sinceramente. Molto altro non l'ha fatto. Niente, adesso ci andiamo a spaccare sta partita.
ci sentiamo a dopo. Avete visto? Ve l'ho detto, cari interisti, questa non è una partita facile. E sono stato facile profeta. Iscrivetevi al canale, pollice in su, perché qualche like, a mettere like non è mai morto nessuno. Cerco di essere quanto più obiettivo possibile nei miei commenti, pur essendo uno juventino sfegatato, un anti-interista viscerale, cerco di essere quanto più obiettivo posso nei miei commenti. Ora mi vado a godere sta partita. Oh, questa è stata una giornata piena di sorprese. Il Milan che le ha prese in casa, l'Inter che ha pareggiato col Chievo, il Napoli che ha rischiato fino alla fine di non vincere con la Spal. Speriamo che le sorprese siano finite da juventino. Sorpresa c'è stata anche, una grossa sorpresa in Inghilterra, con il City che ha perso in casa con Crystal Palace. Il Liverpool si è messo a più 4. Che sia l'anno buono? Speriamo. Speriamo, tifo Liverpool, ragazzi. Tifo tradizione. Iscrivetevi al canale. Pollice in su. Buona partita Juve-Roma. E ci sentiamo più tardi. Ciao.